Hi everyone e ben trovati in questo nuovo video tutorial di come disegnare la figura umana con un'importante novità. Esatto! Andando a rivedere i video precedenti ho notato che si vedeva poco e così da oggi in poi un po' a malincuore, perché abbandonare il cartaceo fa sempre perennemente male, continuerò a raccontarvi quel che so utilizzando il disegno digitale. Ed oggi continuiamo a disegnare occhi, ma lo faremo in stile manga! Esatto, signori, il momento è ormai giunto! Prima, però, vi consiglio di andare a vedere questi video. Vi saranno utili per capire meglio di cosa parlerò, soprattutto se non siete pratici del mestiere. Bene, premesse concluse, andiamo a incominciare! E lo faremo riprendendo la nostra testa. Come vi avevo già accennato nei video precedenti, gli occhi tendenzialmente vengono disegnati intorno nei pressi della linea orizzontale, sia che si parla di manga, sia che si parli di disegno realistico. A seconda dell'inclinazione del volto, poi, cambiano anche le proporzioni degli occhi. Nel disegno manga vi avevo accennato poi che gli occhi solitamente vengono racchiusi in una sorta di contenitore, in vari rettangolini di diverse misure a seconda sempre dell'inclinazione del viso. Oggi vedremo come questo rettangolino, ed in generale un po' tutta la struttura del viso, cambi le sue proporzioni a seconda del genere che andremo ad analizzare. Bene. Può entrare. Volevo dire, cominciamo! Facciamo un esperimento un po' inquietante. Proviamo a riportare la struttura dell'occhio realistico in quello manga e vediamo cosa accade. Thank you.
Inquietante, vero? Nei generi più per ragazzi, parlando di manga, è normale che l'occhio risulti eccessivamente deformato, eccessivamente grande. Vero però è anche che queste anomalie, questi occhi giganti, sono stati ampiamente ripresi e rimodellati e sfruttati al meglio da altri stili di disegno che non sono manga. Cosa mi reclama in questo posto che si chiama Slaughter Race, che sarà mai? Mi sento un uccellino, forse volerò. È una metafora o no? Ehi, Tu! tutto un dollaro! Ricordate però, qualunque stile decidiate di utilizzare, grande non dovrà mai essere sinonimo di sproporzionato. Tutto ha un suo equilibrio ed una sua proporzione. E allora non ci resta che continuare su questa linea e andare a vedere quali altre particolarità possiamo ricavare. Il tutto nei prossimi fantastici video. Per oggi vi saluto e vi ringrazio per avermi seguito fino a qua. Prima di andarvene, non dimenticate di lasciare il like al video e iscrivervi al canale. Così non perderete neanche un occhio. Ah, sugar rush, sugar rush. Ops, scusate. Alla prossima, gente. Ciao!